Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. Da diverse settimane ormai l'allievo di Lorella Cuccarini non riesce ad ottenere altro che le ultime posizioni all'interno delle classifiche musicali. Si tratta di liste stilate settimana dopo settimana, una situazione che ha portato il cantante ad essere giudicato negativamente. Lorella Cuccarini sta cercando in ogni modo però di dargli altre possibilità in cui riscattarsi, mettendolo comunque in guardia dal fatto che potrebbe ben presto trovarsi ad avere una sfida, rischiando addirittura di vedere interrotto il suo percorso. Lacrime per il concorrente di Amici. Nelle ultime ore il concorrente non è riuscito più a trattenere le lacrime e, insieme a Rita, si è lasciato andare ad un copioso pianto. E questa la situazione che sta vivendo Niveo, il quale teme di essere eliminato. Piango perché mi dici queste cose e per la situazione, io purtroppo fino ad adesso non sono riuscito a cantare come vorrei. Se in questi giorni non cambia qualcosa è probabile che mi cacciano. Rita, ballerina con la quale ha intrapreso una relazione, ha cercato a spronarlo in ogni modo: vorrei che tu cambiassi tutto in poco tempo. Come leggiamo sulla notratv.it, le lacrime scese sulle guance di due allievi hanno spinto Rita ad incitare il suo compagno, dicendogli che il disturbo ad essere è contagioso e che porta anche la stessa ballerina a stare male. La paura di Rita è quella di ritrovarsi da sola, poiché il tempo è poco e c'è un'altra probabilità che Niveo non riesca a migliorare in fretta: vorrei che tu cambiassi tutto in poco tempo. Voglio che ce la fai, non che aspetti le ultime possibilità. Io voglio che fai vedere a tutti chi sei subito. Sono queste le parole della ballerina, la quale ha affermato che non è giusto che coloro che non lo conoscono sono costretti a vedere soltanto le cose brutte accadute nei giorni passati e non il lato bello. Però non è solo, in quanto tutti gli altri concorrenti si sono stretti intorno a lui per cercare di consolarlo. Piano piano i miglioramenti si vedono. Sarà difficile però per Niveo trovare la forza per andare avanti, in quanto ha causato molta delusione anche nella sua insegnante, situazione che lo ha portato ad entrare nello sconforto più totale. Ed è proprio questo riguardo Piccolo G gli ha detto: piano piano i miglioramenti si vedono. Penso che ce la farai. Sono sicuro io e tutti. Del parere diverso invece è NDG, il quale gli ha detto che è inutile farsi così tante paranoie. In ogni caso, Niveo si è trovato di fronte a numerosi commenti negativi sui social, situazioni che lo ha portato a sentirsi sempre peggio. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.